Ragazzi, buongiorno. Ti presento i miei nuovi telescopi. Lo ricomprate, visto? Il Seven, Star Sheriff. Poco fa con i 60 per 900, questo qua. Sempre l'ho abbassato il cavalletto, ovviamente, se no poi non ci stava, non potevo nemmeno catamiare. Poi ho comprato il 76 per 700, vedete? Qua all'angolo, aspetta, vedi? Il 76x700, il 114x1000 e il 60x900. Questo l'ho comprato proprio per i pianeti, perché il riflettore è meglio per i pianeti, è più nitido, anche se il 114, ma manca lo specchio, c'è meno acromatismo, diciamo, gli specchi, c'è quella cosa lì del rosso e del blu. L'effetto, vedi? L'unica cosa, il difetto di questo telescopio era questo pezzo qua, il pezzo dell'ascensione retta. Ho dovuto cambiare il pezzo, ho dovuto cambiare. Nel senso che avevo i pezzi di ricambio, l'ho cambiato io, l'ho cambiato alla fin fine. Vedi? Guarda come va adesso. Prima si bloccava. Era l'ingranaggio di questo qua che era difettoso, infatti era un po' rotto. Meno male che avevo i pezzi di ricambio. Pensa, era il pezzo di ricambio dello Star Observer, quello che vendeva al De Agostini in edicola. È una cosa che avevo comprato che poi non avevo fatto mai il telescopio intero. Proprio i pezzi di ricambio. Pensate, c'ho pure un'altra montatura di ricambio, volendo. E niente. Vedete? Ah, minchia, otticamente bello questo qua, si vedono pure le bande. Ieri sera, stanotte, ho guardato verso le 2 Giove, si vedeva benissimo, si vedono pure le bande, l'atmosfera di Giove, si vedono le bande. Questo qua, il 114. Poi ho provato quello su Saturno, sui 76, si vedeva bene. Poi ho provato il 60, e 60 è questo. Il 60 e 76. Dai, si è andato bene. Ma sono rimasto un po' meravigliato della Seven. Questa volta veramente sono soddisfatto. Si vedono bene le cose. Anche le stelle. Ah, ovviamente quando arriva questo telescopio va collimato. Io vi consiglio, non fate la classica collimatura, ma puntate su queste tre. Su queste tre viti sul secondario, perché secondo me anche col secondario mettete in collimazione lo stesso. Io collimo sempre così, collimo con queste tre viti il secondario, mai il primario, perché il primario basta avvitarlo, rimane fisso, non c'entra niente. Secondo me va collimato soltanto con questo. Infatti ho collimato, è già una ventina di volte che collimo sempre, anche quello lì l'ho collimato, l'Omegon. L'ho collimato direttamente dal secondario e si vede tutto benissimo, si vede tutto ottimamente. Vede? Sblocchi un po' la vite al centro, leggermente, e poi giochi. Quando vedete la stella, puntiforme, ma secondo me dovete puntare su un pianeta, almeno o Giove o Saturno. Appena vedete che mettete a fuoco bene, e si vede rotondo, o l'anello in un certo modo, classico nel senso che si vede nitido, e va bene, è collimato, non c'entra niente la storia di collimare col primario. Per me sono tutte cose, sì, si può collimare, però fai una fatica, invece con questo in mezz'ora, se avete un cielo pulito, riuscite a collimarlo, anche con una stella, e puntiforme basta, ok, a posto, si vede bene. Anche questo qua è invece arrivato già collimato, a parte che c'è una lente così piccola che in qualsiasi posizione gli specchi si combaciano perfettamente. Questo, vabbè, il riflettore è già collimato, di per sé già a livello industriale lo assemblano già collimato, perché tanto si tratta di un riflettore. Però ci sono alcuni riflettori tipo professionali oppure quelli tipo anni 70 che si collimavano da qua, si collimavano, si aveva il tappo e si collimavano. Avevo delle viti per collimarlo.
Comunque, questo qua non mi ha dato problemi di collimazione. Questo neanche, il 76, il 76 e il 60 neanche. Soltanto questo ogni volta devo collimarlo, anche perché la lente è molto più grande, per cui c'è una differenza di come si dice, di immagine diversa da questi più piccoli. Niente, cavalletto bello, mi piace il cavalletto. L'ho ripreso perché ho detto, mi mancava sinceramente. Poi mancava pure a mia moglie, ho dovuto ricomprarlo perché aveva insistito di comprare lo Star Sheriff. E grazie a quel ragazzo là comunque. È bello, tutto a posto. Ragazzi, vi saluto e buongiorno. Questo è tutto.